Quella tra Riccardo Muti e la nostra città è una storia d'amore iniziata anni fa, quando il maestro, nel 2005, una volta abbandonata la Scala di Milano, decise di trasferire la sede dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, da lui creata e diretta, a Piacenza e Ravenna. Proprio in nome di questa lunga amicizia, il direttore d'orchestra più apprezzato al mondo ha fornito ai piacentini la possibilità di assistere alle prove dei giovani talenti musicali della Cherubini, alla Sala dei Teatini. Prove, in programma oggi e domani, a ingresso libero. Il tutto in attesa della generale pubblica, in programma giovedì sera alle 20.30 al Municipale. Il mio ideale sarebbe quello di aprire le porte per le prove a tutti ogni giorno, in modo che il pubblico si renda conto del lavoro che il direttore d'orchestra compie con i musicisti. I ragazzi della Cherubini mi hanno dato e mi stanno dando grande soddisfazione, perché in quasi tutte le orchestre italiane ci sono i ragazzi della Cherubini, e anche all'estero, cominciando dal primo flauto della Bayerische Staatsoper, cioè del teatro dell'Opera di Monaco, il primo flauto è stato il primo flauto dell'orchestra Cherubini. Oggi le orchestre stanno salendo in Italia, stanno salendo di qualità, e io credo che un contributo viene dato da questi ragazzi anche, e il fatto che Piacenza sia stata la prima città, insieme a Ravenna, ad aprire le porte e a dare una sede importante a questi ragazzi, soprattutto adesso da diversi anni con la Sala dei Teatini, che è una sala splendida, meravigliosa, dove i ragazzi hanno la possibilità di lavorare, di provare. I piacentini non devono dimenticare che con l'orchestra Cherubini, quando gira il mondo, porta il nome di Piacenza in giro. Il fatto che Piacenza dia ospitalità a questi giovani virgulti del futuro credo che sia un grande merito per la città di Piacenza insieme a Ravenna, cioè l'inizio dell'Emilia e la fine della Romagna.